Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Ferron 4. Siamo qui per continuare con il secondo episodio. In realtà questo dovrebbe essere il nostro terzo episodio, però è successo che il secondo episodio non si è salvato. Era un bellissimo episodio in cui noi conquistavamo l'Albania. Abbiamo conquistato l'Albania, come potete ben vedere. Perché ho conquistato? Per incromo che ci servirà per farci i carri armati pesanti. Ma soprattutto, perché non ho attaccato l'Austria? È molto semplice. C'ha un bel po' di divisioni contro le nostre 50. Però io intanto gli ho messo qua anche una piccola divisione di messe con i suoi carri armati. E poi qua c'è un'altra con la garrison. La garrison, che non so cosa sono, se devo essere veramente onesto, cioè mi sono dimenticato, devo dire la verità, però l'ho fatto nel caso, perché quando gli uomini si mettono in questo modo, ma qua sicuramente al 100% scoppierà. Eccoci, siamo quasi per attaccare gli svizzeri. Va bene, si dichiara guerra e andiamo. Qua non riusciamo proprio a sfondare, anzi sono loro che ci stanno proprio facendo il culo, proprio ce lo stanno aprendo. Però se voi attaccaste questa zona, sai com'è, potrebbe ecco, bravo, vedi che capisci? Poi vediamo come si svolge qui la situazione. Stiamo perdendo terreno. Eh sì. Non posso attaccare, mi dispiace, vi fottete, ciao. Dai ragazzi, che se conquistiamo questa zona andiamo direttamente verso Zurigo. Vi faremo fuori. Abbiamo perso 122.000 uomini, ma proprio non fa niente in questo caso. In questo caso sono morti che saranno ricordate nei secoli. Perché questo attacco alla Svizzera, che è sopra le montagne, sopra i cucuzzoli delle montagne, è una cosa fantastica. E se mai vinceremo, sarà fantastico. Ovviamente bisogna difendere quello che conquistiamo. Non possiamo attaccare una cazzo di cane e poi perdere. Sarebbe una cosa un po' stupida. Andiamo per di qua. Tu invece vai per di qua. Qua la situazione non va per niente bene. Perché ci sono queste unità qui? Quando dovrebbero andare qui. Voi invece muovete per di qua. Ora noi conquistiamo Zurigo, voi attaccate loro e facciamo una manovra a tenaglia. Facendo una manovra a tenaglia avranno meno possibilità di sopravvivere e avranno meno come si dice, risorse per poter sopravvivere ai nostri assalti. Il Belgio è capitolato molto bene. Intanto abbiamo molto potere, insomma militare, che possiamo sfruttarlo per costruirci una nuova. Ecco fatto. E ci facciamo anche questa divisione. Dov'è? Ecco qua. Attenzione, attenzione. Ma perché poi mi chiedi di attaccare i Domination of Canada? Vabbè, accetto, ma tanto. Va bene, non rompe il cazzo.
Ora stiamo prendendo terreno. Questa cosa non va bene. No, no, no. No, non potete farmi questo. No, la guerra non sta andando per niente bene. No, questa volta abbiamo bisogno di un aiuto dei nostri ammirati. È una situazione un po' drammatica. No, però una mano veramente ce la dovete dare stavolta. Perché si attaccano in Piemonte, lo conquistano. La situazione sarà molto grave. Una situazione veramente una merda, ma totale, ma completa poi. Maledizione. Ci vediamo quando la situazione sarà a nostro favore. Eccoci, incredibile. Stiamo assaltando la Svizzera, che ho fatto un blitzkrieg incredibile. I francesi ci hanno dato una piccola mano. E noi abbiamo fatto tutti che è proprio una piccolissima, hanno sconfitto una parte di tutti gli svizzeri che sono andati male. Poi noi abbiamo conquistato Berna, adesso stiamo avanzando verso Zurich. No, perché però ci hanno... Vabbè, lasciamo Berna. Vorrei tutto, grazie. Signori, questo è un giorno cruciale per noi. Abbiamo conquistato la Svizzera e in più abbiamo tantissime fabbriche. Sono molto molto contento di questo. Ora non prendiamo tempo. Che è successo? No, no, che puppet, la voglio occupare, quella è mia, non avete capito? Non posso sprecare un'occasione simile. Abbiamo bisogno di monta. Abbiamo bisogno di più di monte armi. Abbiamo bisogno di acciaio, acciaio, acciaio. Abbiamo le fabbriche per avere l'acciaio, quindi non c'è nessun problema. Ho rifiutato la richiesta di entrare in guerra contro la Germania perché onestamente non posso fare una guerra che onestamente non è che mi appartiene, non è che mi appartenga più di tanto, ma anche perché gli inglesi stanno andando molto bene, a parte che a me non mi interessa conquistare la Germania, a me mi interessa conquistare l'Austria, che è fortissima. Quella è la cosa che dobbiamo fare noi. Poi attaccheremo anche la Serbia a questo punto. Ma come potete vedere c'è l'Algeria che ci procura un po' di problemi. E nel prossimo episodio noi cosa faremo, ragazzi? Attaccheremo, mannaggia la miseria. Aspetta, portiamoli prima cosa tutti qui. Iniziamo a difendere prima cosa tutto il nostro territorio. Soprattutto come ho conquistato ora, perché forse ci saranno dei ribelli. Perfetto. Mentre voi ritornate in Albania a difendere la vostra posizione. Oh, finalmente con i militi Volkssturm, se si dice così, non lo so, abbiamo molti più uomini che rimpiazzeranno questi qui. E insomma ragazzi, il video finisce qua, adesso salviamo,
Nel prossimo episodio cercheremo di attaccare il regno di Francia, che si trova in Algeria, così da avere un po' di colonie. E ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate, consigliatemi molto, perché datemi molti consigli, insomma, e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!